vi ricordo che stiamo cambiando sito allora, non più www.letteralmente.info ma www.istitutosoleluna.it. Potete scriverci, nuovo indirizzo di posta elettronica, info@istitutosoleluna.it, oppure anche caparadio@istitutosoleluna.it. Vi ricordo quindi il nuovo sito www.istitutosoleluna.it. Prende il posto, o prenderanno, non so se quando state ascoltando questa trasmissione già letteralmente.info non è più esistente, prende o prenderà il posto di www.letteralmente.info. Nuovo sito, ripeto, www.istitutosoleluna.it. Emozioni e forti vibrazioni. K Radio è sempre con te. Imprevedibili imprevisti. Rubrica di arte e cultura. Conduce in studio Carmelina Rotundo Auro. carmelina.rotundo@kradio.net. Eccezionale, e a Firenze, la culla della civiltà, la culla del Rinascimento, avviene un'inaugurazione molto importante, quella della scuola del caffè. Lasciamo al responsabile appunto la parola. Sì, grazie. Giornata mondiale del caffè, diciamo data simbolica che abbiamo voluto scegliere per poter diciamo andare a promuovere la cultura, cioè la nuova realtà che si colloca all'interno di una caffetteria che ha sempre fatto della qualità uno dei punti di forza della sua azione, e che adesso oltre al servizio vogliamo portare la possibilità di formare nuove persone, formare nuovamente quelle che possono essere le generazioni future, un mondo che diciamo, negli ultimi anni si è un pochino fermato, si è reso abbastanza statico, fondandosi sulla forte tradizione della caffetteria in Italia, e che adesso invece vive un momento di nuovo permesso, di nuova innovazione. In questa diciamo onda ci vediamo inserire noi come scuola del caffè, che vogliamo portare nella città di Firenze, in Toscana, ma diciamo siamo aperti un pochino tutto il mondo del caffè, a dare diciamo una nuova linfa a questo lavoro. La location è eccezionale, ci troviamo nel quartiere di Sant'Ambrogio, uno dei quartieri storici di Firenze, uno dei quartieri anche più belli di Firenze, e la location è disegnata da quest'autore qui nella locandina. Vedete la spazialità, la chiesa e accanto questi locali che appartenevano alla chiesa, esattamente, e che sono stati ristrutturati con 4 anni di lavoro e con una ristrutturazione veramente eccezionale, unica al mondo. Sì, esattamente. In questa opera di rinnovamento che ha coinvolto l'Italia artigianale con tanti partner, con il sostegno di vari enti, tra cui la città, Montedomini, che sono allora locali, commercio e lo studio Cubic, che ha curato tutto il design.
siamo riusciti a riportare, diciamo, alla luce questa realtà, diciamo, questo nuovo, diverso, un'azienda che punta alla modernità all'interno di qualcosa di storico, per andare a indicare quello che può essere le radici nella tradizione. Non so. Infatti abbiamo anche un salto nel futuro, perché c'è la collaborazione con la scuola Sappi, la scuola alberghiera di Firenze, la più importante, diciamo, che c'è a Firenze, e quindi vengono formati i ragazzi che poi troveranno anche lavoro in questa ditta, che ha assunto già 50 dipendenti con un'età media di 25 anni. Abbiamo visto stamattina che è intervenuto anche il sindaco della città, che ha voluto appunto festeggiare questa giornata insieme a questa nuova realtà. E un applauso veramente, un augurio di un futuro a gran caffè per questa realtà che si apre a Firenze e che sarà trasferita ben presto in Canada. Io, la prossima tappa è il Canada. Proprio di questi giorni l'ufficializzazione della notizia che a partire dalla primavera del 2022 siamo prossimi a varcare l'oceano e andare a Toronto, e sarà uno dei prossimi passi di ampliamento dell'azienda, che comunque possiamo già dirlo, non ha intenzione di fermarsi qui, perché è un'azienda dinamica che vuole continuare. Un grande applauso, un grande augurio, e andiamo a prendere una tazzina di caffè insieme. Grazie. Amore e buona energia, letteralmente Radio Yoga Network. Fa bene al corpo e allo spirito. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. Dal passato un nuovo presente. K Radio Bologna @gmail.com